Ben precise per quanto riguarda la gestione di Expo, delle infrastrutture legate a Expo, che sono il principale motore insomma, di questa partita così importante per l'Italia, da parte dell'onorevole Peruffo sull'intervento di Regione Lombardia e sulle responsabilità che Regione Lombardia avrebbe proprio anche attraverso infrastrutture lombarde. Peruffo sa che oggi la gestione di Expo sta avvenendo direttamente dal governo, cioè prima il Premier Letta, adesso il Premier Renzi, mi sembra che stanno gestendo per volontà. Il commissario di Expo non è nominato da Maroni. Sì, io parlavo del tavolo Lombardia, sì, che no, quello no, sulle infrastrutture, però, che continua a rimanere quello, con quell'attribuzione, presieduto a Maroni, quello è. Sì, la riflessione però per non incantare i telespettatori, che non si fanno incantare perché non sono clandestini, sono dotati di intelligenza e di cultura e di libertà. Quindi, e di libertà, attenzione a quello che dici, magari non ti credono. No, no, siccome magari pensi di incantarli, tutti sanno che il commissario Expo, il dottor Sala, è nominato da Letta, è nominato da Renzi e non è nominato da Maroni, quindi la gestione di Expo è in mano al governo. Io dico purtroppo sulle infrastrutture, fortunatamente oggi c'è una gestione regionale, perché altrimenti una serie di cantieri sarebbero oggi fermi e invece stanno marciando. Mi interessa però tornare sul tema euro, perché Peruffo, diventa difficile far credere agli italiani che voi possiate essere credibili nel progetto europeo, cioè in questo progetto europeo, in questo cambio, due mele italiane uguale una mela europea, non può rendervi credibili. Cioè, io mi ricordo, avevo qualche anno in meno, ma non è che parliamo di 12 anni fa, 13 anni fa, quando candidato premier del PD Prodi faceva la campagna elettorale dicendo: cari italiani, vi porterò in Europa. E questo portarci in Europa ci ha sicuramente reso più poveri e meno liberi. Questo è un dato di fatto davanti agli occhi di tutti. Poi magari qualcuno cerca di far addormentare le coscienze degli italiani, perché ci sono dei grandi interessi dietro l'euro. Oggi mi stupisce che il Corriere della Sera nel fondo apre addirittura anche il Corriere finalmente nel riconoscere che l'euro è un problema. I cittadini europei sanno che uno dei grandi moltiplicatori della crisi scoppiata nel 2008, probabilmente il più rilevante, è stato l'euro. Il Corriere lo scrive. Uno dei moltiplicatori della crisi del 2008 probabilmente è stato l'euro, non lo dice più la Lega, lo scrive stamattina il Corriere della Sera. Beh, però è ben quindi diverso dire uno dei moltiplicatori che uscire della crisi economica la soluzione, del 2008 è l'euro. Quindi adesso lo dice anche il Corriere della Sera, forse finalmente riusciamo a svegliare un po' di coscienze anche giornalistiche. Dopodiché io non sono d'accordo sui finanziamenti europei, che bisogna avere il parlamentare più sveglio o meno sveglio, ben venga, ma bisogna fare in modo che i finanziamenti europei siano semplici da accedere, cioè il cittadino, la famiglia, l'impresa, l'amministratore pubblico territoriale deve poter accedere senza avere il furbo in Europa. Devo poter accedere in modo semplice, questo è quello che il parlamentare europeo deve ottenere, non quello di essere più furbo del collega a portare via la borsa prima degli altri, ma quello che quelle opportunità devono essere costruite in modo semplice e accessibile a tutti. Questo è il ruolo del parlamentare europeo, non quello di essere più veloce di un altro, ma quello che tutti possono accedere a questa opportunità. Io ho questa visione del ruolo del parlamentare europeo. Pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno Simona. Buongiorno. E sono Franco. Buongiorno Franco. Allora, una domanda al signor Peruffo, una domanda al signor Marcora. Sì. Il signor Peruffo prima ha detto che Ciocca sta facendo campagna elettorale sugli extracomunitari e il suo presidente del Consiglio, non il mio perché non l'ho votato fortunatamente, sta facendo campagna elettorale regalando 80 euro a 10 milioni di italiani, mettendo la canna del gas altri 40 milioni di disoccupati, pensionati e giovani, questo è uno. Il signor Marcora si deve vergognare di dire che Salvini va nelle case dell'Alera a fare il ganasa, dove deve andare? In via della Sfiga, in Monte Napoleone, in Corso Buenos Aires, dove c'è la gente povera deve andare. Ganasa non è un ganasa, Milano vuol dire uno che credi di essere chissà chi,
Ecco, però io sto guardando adesso la televisione, vedo lei bel abbronzato e Pelufo bianco, o Pelufo spaventato e lei è rosso dalla vergogna. Mi risponda su Ganassa cosa vuol dire. E stare in mezzo alla gente è segno di intelligenza, segno di capire i problemi della... Lei sa perché non è buttato più da nessuno, perché non va nella gente, non va nei mercati, no, nelle caseale vive tanta gente per bene, si ricordi Marcora. Marcora mi ha fatto arrabbiare Franco. Ma voglio dire, mi ha fatto arrabbiare Franco e l'ha trovata su Salvini. Va bene Franco, grazie, ti faccio rispondere. Marcora, guardi, è semplicissimo. Ciascuno deve fare e svolgere le attività per cui è chiamato. Un parlamentare europeo deve occuparsi ed andare a fare e svolgere il suo ruolo all'interno del Parlamento europeo. Le ALER non sono di competenza europea. Ci sono i consiglieri regionali. È una competenza di carattere regionale. Se proprio deve fare una cosa, deve andare in Europa e far portare dei finanziamenti all'interno delle ALER, o meglio alla regione, che poi la regione gli dà all'interno delle ALER. Ma la competenza non è che andando all'interno dei quartieri popolari si affrontano i problemi dicendo si mettono a posto le cose e poi alla fine non si fanno. Io credo che ciascuna persona, quando è seria, ha e viene eletto, deve svolgere la funzione per cui è chiamato. È molto semplice il ragionamento. Poi se uno si vuole fare del populismo, si vuole andare a dire si fanno le rivoluzioni, si mettono a posto le cose, io se fossi stato un parlamentare europeo avrei chiamato i miei responsabili di un quartiere come l'ALER, per di più gestito in parte anche dalla Lega, tra le altre cose perché la Lega sta gestendo direttamente e indirettamente ancora oggi le ALER, e gli avrei detto: ragazzi, affrontiamo questi problemi, risolviamo questi problemi, ma non si va in giro. E per di più le presenze all'interno del Parlamento europeo stanno ad indicare quanto impegno uno mette nello svolgere questo tipo di funzione. Io non sono assolutamente per fare della demagogia e per fare, dico, relaziono quello che sono i dati. Io mi sarei vergognato guardando quello che è successo in quella famosa seduta, cioè anche su YouTube, in cui c'è stato il parlamentare europeo, che non mi ricordo come si chiamava, che ha detto a Salvini: ma lei cosa viene a parlare qua che non c'è mai? Allora, non abbiamo Salvini per la Lega parla ciocca, però Salvini è un deputato difensore. Ma poi voglio... Non c'è altra persona qua in studio. Fortunatamente la gente. Ma poi sa... attenzione, non ne faccio una questione personale, no, tra le altre cose, perché poi io di Salvini alla fine apprezzo, voglio dire, comunque l'impegno. Poi c'è un leader politico che ha un ruolo importante, però io dico: è la demagogia che mi dà fastidio. Questo è un fatto che è assolutamente inequivocabile. Era anche consigliere comunale, comunque poi ha lasciato, però era anche consigliere comunale. L'impegno di Matteo Salvini non ha bisogno di nessuna difesa. Perché, ripeto, è sotto gli occhi di tutti. Però c'è un'impostazione, Marcora, molto diversa probabilmente da come noi facciamo politica rispetto a come tu fai politica. Cioè, quando tu dici: ma non è mia competenza, io mi devo occupare solo del Parlamento europeo, vuol dire che se un cittadino si rivolge a te per un problema, tu gli dici: no, guarda, io non c'entro niente, io faccio solo dalla A alla B, perché poi dalla B alla D lo fa un altro, via di scuola. Ma non è così, ti metto in se ho il consigliere regionale, il presidente della regione, ti metto in contatto con le persone che se ne occupano. Il cittadino non vuole il telefono senza fili, cioè il cittadino trova te e non è che vuole il numero di telefono di un altro, non è che se trova te vuole che gli dai il riferimento di un altro, se trova Salvini ha piacere che Salvini lo ascolti. E oggi una delle parti importanti della politica è l'ascolto. Purtroppo, se siamo arrivati a squalificare la politica, è perché è mancato l'ascolto. Oggi, se Salvini ascolta un problema di un territorio, fa il bene della politica. Cioè, poi sarà Salvini che si occuperà come gestire quel problema. Ma è un grande errore se uno ti dice: guarda che ho questa esigenza, no, non è di mia competenza, no, vai in comune, vai in provincia, vai in regione, vai di un altro. Diventa fondamentale l'ascolto e farsi carico in prima persona, se no i cittadini, per rimbalzare i cittadini, siamo capaci tutti, ma rimbalzano i cittadini. Ascoltiamo giusto appunto i cittadini, quindi Pelufo rispondiamo alla parte di domanda che la riguardava di Franco, poi io ritorno ad ascoltare con loro. Io risultato che non abbia affrontato né i problemi europei né quelli regionali. Ma non è vero, anche questa... No, le piace Salvini, Marco, è un dato di fatto. Sì, però prenda atto di questo e si rassegna. Poi mi taccio, è un dato di fatto e finiamola di pensare che la presenza è sinonimo di efficienza.
purtroppo è, anzi, io dico sempre anche alle persone che mi sono vicino, state il meno possibile, il tempo necessario nei palazzi, e state il più possibile vicino alle aziende, vicino ai lavoratori, vicino al disabile, vicino alla gente, perché se stai vicino alla gente, forse dentro il palazzo fai qualcosa che serve. Se stai troppo nel palazzo e lontano dalla gente, nel palazzo fai le cose che non servono. Vabbè, questa discussione lì...